Sentite, come vi trovate col cambiamento che sta attraversando un po' il mondo in generale e quindi di rimbalzo anche la comicità, no? Ci sono tutta una serie di temi che ormai iniziano ad essere complicati da affrontare, temi su cui un tempo si rideva, adesso non si ride più, in alcuni casi definiscono in altri casi... Temi sensibili. Voi sono quasi tutti ormai, quindi per il comico è un momento si riduce un po', bisogna inventarsi cose nuove. Sì, io prima ad esempio potevo dire che Corrado ce l'ha piccolo, come tranquillamente, no? E adesso è? Adesso no! No, adesso non lo puoi dire. Ho preso un esempio. La prima cosa che gli è venuta in mente. Non ce l'ho piccolo, sei tu che hai iniziato a guardarlo da lontano. Questo un po' è vero. Però cos'è? Cosa sarebbe? Body shaming? No. No, sul pene hai visto. Pistolining? Sì, non si può dire. Non si può più... Non so... Comunque ogni tema è... Noi abbiamo un sacco di battute di repertorio che stiamo togliendo. Non facciamo. Se le avete con voi, io ho qui un trita documento. Ce le abbiamo con noi. E credo si accenda... funziona. Così? Avete le battute con voi? Sì. Perfetto. Di solito le metto qui, ma oggi ho messo la Treccani. Guarda, prendo anche... Prendo anche il martelletto da giudice e decidiamo insieme al pubblico se questa battuta ha ancora senso farla oppure no. Battute nostre da mettere lì dentro, premetto ce ne sono miliardi. Sì, però noi adesso stiamo parlando di una questione specifica, cioè di quelle... Vai, Corrado. Allora. Ok. Maria. Questa. Maria. Sì? Ultimamente ti sei invecchiata? No. Ho qualche capello grigio, qualche chilo di troppo, qualche ruga sul viso, ma dentro di me c'è una giovane ragazza di 20 anni. Minchia, quando te la sei mangiata? Capito? Dammela. Questa... Allora, chiedo a voi, perché comunque... Adesso magari stabiliamo... Io ho visto che hanno riso, questo è fat shaming. Adesso decidiamo che non si può più fare, ok? Ricordatevi che avete tutti riso, però. Ok, quindi... Ma non si fa... Noi non la faremo facciamo? La distruggiamo? Più. Dai, fatemi usare questa cosa. Dai, ragazzi, mi piace. L'abbiamo messa a posto. La distruggiamo? Diciamo di sì. Sì, non sì. Si fa... Cattivi! No. Guarda che bello. Distrutta! E via. Ragazzi, questa musica. Basta. Giudice, mi appello. No. Mi appello. Appello respinto. Andiamo a quest'altra. Vai. Questa l'abbiamo fatta con la Jalapas, mi ricordo. Vai. Esatto, adesso vediamo se si può. Vediamo. Sì, quindi questa ha più di 20 anni. Oh, non sapevo passasse di qui il Gay Pride. Guardali, quanto sono ridicoli, con quei cappellini colorati, con i loro vestiti sgargianti, tutti quegli anelli alle dita, quelle gonne svolazzanti. Ma sono uomini quelli? No, sono vescovi. Non è finita. Ah, quindi, quello sulla camionetta vestito di bianco non è il DJ? Dai qua! Allora... Qua... Questa secondo me offende due categorie. Protette, sensibili e anche tre. Gli stilisti. Anche gli stilisti, è vero. Quindi questa va. Secondo me una si offende perché pensa di essere l'obiettivo della battuta, ma invece non lo è perché arriva dopo quell'altra. Sì. Quindi è un po' più complicata. Però la trattiamo? Ma non volevo offendere nessuno, lo giuro! Basta! No! Un po' di contegno in aula! No! Basta! Ricordati che c'è l'antitaccheggio. C'è l'antitaccheggio, ti ha perforato un... Vai con questa. Ah, va bene. Sei proprio maschilista. Io sarei maschilista. Ma lo sai che ho visto una tribù dove le donne, che umiliazione, quando girano col marito, devono essere coperte dalla testa ai piedi. E io che ti cammino accanto a volto scoperto. E non è umiliazione questa. Bella, questa è bella. Questa è bella perché se la prende con un uomo. Sì. Questa è un po' razzista, questa è un po' razzista. La tribù, la pensi una tribù. No, infatti. Questa non ne voglio più sentir parlare. No, questa non mi piaceva. Questa non è un problema se no, va. No, questa non comunque era brutta. Sì. Andiamo con questa. Tu mi tradisci sempre. Ti rendi conto che l'altra settimana ho trovato un uomo nudo nell'armadio? Vabbè, ho sbagliato. Sì, e oggi ho trovato un nano nel comodino. Come me lo spieghi? Lo vedi che sto cercando di smettere. Riducendole. No, questa è politicamente scorretta. No, 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 no
però, no, questa è... No, già prima di questa ondata. Questa fa però non funzionerebbe la battuta dicendo ho trovato... Una persona bassa. Una persona diversamente alta, non funziona. No, funzionerebbe meno. Vabbè. Allora, noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, sì. Finiamo di distruggere le ultime battute che non si possono più dire di Nuzio Di Biase e torniamo, abbiamo chiesto al nostro pubblico di parlarci dei loro problemi di coppia, okay. Così negli ultimi 5 minuti facciamo terapia di coppia tutti insieme, ok? Non andate via!